abbiamo capito che parte tutto dall'atteggiamento e oggi l'abbiamo dimostrato. Sono contento perché i ragazzi hanno fatto una bellissima prestazione e questa deve essere un'esperienza per noi. Abbiamo capito che per noi la concentrazione e questo tipo di atteggiamento ci può fare la differenza, e quindi per noi l'atteggiamento fa la differenza. Per me come allenatore la più grande sfida è riuscire a mantenere l'ambiente lavorativo, parlo di spogliatoio, parlo di allenamenti, con questa concentrazione. Ci sono tanti fattori che spostano il focus, soprattutto in questa fase di mercato, non è facile. Quindi la mia più grande sfida è quella, perché questa squadra, se ha questo atteggiamento, può giocarsi le partite. Se caliamo poco, facciamo fatica. Abbiamo cambiato modulo perché le cose sono cambiate. Io almeno ho dovuto cambiare per forza perché con il 4-2-3-1 le cose non filavano più, avendo spostato Santoro sulla sinistra, Costa Ferreira dietro, e non c'era più fluidità. Oggi le cose sono andate meglio, è un modulo che può funzionare. Sì, hai ragione, però penso che poi alla fine sia l'atteggiamento che faccia la differenza, dai. Il modulo è importante, perché col 4-2-3-1 eravamo diventati molto sterili, perché poi il 4-2-3-1 è un modulo che soprattutto gli esterni devono fare la differenza, devono saltare l'uomo, e se non lo fanno è un problema portare avanti quel modulo. E quindi adesso si è provato questo, andiamo avanti con questo modulo, però rimango dell'idea che è l'atteggiamento per noi che fa la differenza, perché noi non credo che potremmo mai surclassare gli avversari. Noi viviamo di equilibrio e vivremo di equilibrio, credo, da qua alla fine. Però se portiamo questo atteggiamento, io penso che potremmo rivedere il Teramo di inizio stagione, anche se onestamente come prestazione siamo molto soddisfatti.